Gianni Cuperlo, se verrà eletto segretario del Partito Democratico, quale sarà la sua priorità per le politiche che riguardano gli italiani all'estero? Ma prima di tutto noi dobbiamo recuperare la fiducia, la considerazione dei nostri connazionali che vivono all'estero nei confronti del loro paese, delle istituzioni italiane, dell'azione del governo e anche del nostro partito, perché in questi ultimi 5 anni c'è stata una crescente disattenzione e disaffezione verso questo patrimonio, che invece è un patrimonio per noi essenziale, non soltanto dal punto di vista dei numeri. Leggevo qualche anno fa una statistica di quelle storiche che però restano impresse, no? Dal 1860, l'anno dell'unità del paese, l'unità statuale, alla fine degli anni 70 sono stati quasi 80 milioni gli italiani che sono partiti, hanno lasciato le loro case, le loro abitazioni, si sono trasferiti in altri continenti, in altri paesi. E da lì è nata una radice fortissima di umanità, di ricchezza dal punto di vista economico, imprenditoriale, culturale. Noi abbiamo quasi il dovere morale di recuperare la ricchezza di tutto questo, offrendo che cosa in cambio? Non una logica di finanziamenti e contributi a pioggia in un approccio di tipo unicamente quantitativo o monetario, anche perché le risorse non ci sarebbero per fare questo. No, dobbiamo investire prima di tutto in termini culturali e strategici su questo patrimonio, che vuol dire costruire reti di collegamento, investire sull'associazionismo imprenditoriale, collegare le realtà imprenditoriali sorte all'estero con le realtà imprenditoriali italiane. C'è una parola terribile del nostro vocabolario che è sinergia, ma in questo caso si potrebbe usare. E poi la rete associativa, la rete culturale, la valorizzazione della lingua, del patrimonio, delle radici. Questo vuol dire investire sui centri italiani per la cultura, questo significa garantire che queste persone, milioni di persone, si sentano viste, ascoltate e apprezzate. In molti hanno espresso la necessità di riformare le modalità di voto all'estero. È d'accordo? Come pensa si possano migliorare? Ma io penso che abbiamo presentato nella scorsa legislatura una buona proposta di legge. Al Senato, prima firma Anna Finocchiaro, alla Camera, tra le prime firme quelle di Pierluigi Bersani, di Rosi Bindi. Sono convinto che quella sia la strada da seguire e ripresenteremo questa proposta di legge in questa legislatura. Noi dobbiamo mantenere fermo il principio, quel diritto di voto come espressione della cittadinanza e, se necessario, naturalmente aggiornare e migliorare quelle che si sono rivelate delle difficoltà nella gestione di quel percorso. Meglio abolire la circoscrizione estero come propongono i saggi o una presenza di eletti all'estero limitata a un eventuale senato delle regioni? Oppure c'è secondo lei una terza via? Ah, di terze vie ce ne sono sempre, anche troppo in questo paese, ma io penso che i saggi, a cui guardo con assoluto rispetto per la definizione stessa del termine, sono saggi, hanno approcciato la questione con una certa, non voglio dire superficialità perché sarebbe un termine improprio e quasi offensivo, però senza l'approfondimento necessario. Noi dobbiamo valorizzare quanto di buono c'è stato nella legge che ha garantito il diritto di voto in termini di riconoscimento di un principio di cittadinanza e l'espressione diretta del consenso, il voto da parte del singolo cittadino italiano che vive anche da molti anni all'estero è un elemento che va preservato. Poi naturalmente questo va aggiornato anche alla luce di quelle che possono essere state delle difficoltà o delle disfunzioni nella gestione di questo processo, però io manterrei fermo e saldo il principio.